Dovremmo esserci. Ci sei? Sabella, siamo in onda. Sì, ciao. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di Raffaello Formazione con Chiara Beltramini. Mauro Sabella. Oggi parleremo di coding, pensiero computazionale e nello specifico andremo a vedere un'applicazione veramente molto semplice ed efficace che può essere utilizzata alla scuola dell'infanzia Sì, dai anche. 5 agli 8 anni va benissimo, si chiama E che si chiama Scratch. Scratch Junior, della quale poi vi parlerà Sabella. Allora, aspettate che partiamo. Intanto questo è uno degli ultimi appuntamenti, Sabella. Sì, Sei un po' triste? diciamo di sì, dai, l'ultimo per la scuola dell'infanzia. In realtà abbiamo ancora un altro appuntamento, credo a maggio, per Sulla lavorare robotica sulla educativa, robotica educativa. per Sì, cui siete quindi. comunque invitati anche in quell'occasione perché vedremo una serie di strumenti che ben si legheranno al discorso che andiamo a fare oggi, giusto? Assolutamente sì. Tra l'altro c'è una bella sorpresa poi per l'estate, magari ne parliamo dopo, riusciremo anche a fare qualcosa di carino più in là, dai, ne parliamo alla fine. Va benissimo. Buon lavoro. Allora, qualche delucidazione perché si parla spesso di coding, di pensiero computazionale, algoritmi, programmi e c'è un po' di confusione. Numerosi sono gli interventi rispetto al coding e di certo questo nostro webinar non vuole essere esauriente sull'argomento. La letteratura è molto ampia, ci sono testi molto completi e persone che si dedicano totalmente all'argomento. Però giusto per introdurre poi l'applicazione che vedremo dopo e alcune attività didattiche che si prestano poi per essere utilizzate anche alla scuola dell'infanzia, diamo qualche indicazione e qualche definizione. Allora, che cosa intendiamo per pensiero computazionale, programma, programmazione, algoritmo e coding, che sono tutte parole che un po' si mescolano. Allora, il pensiero computazionale è il processo mentale che consente di risolvere un problema in modo algoritmico. Quindi il problema potrebbe essere anche composto da alcune fasi, ma il problema potrebbe essere un problema legato anche alla vita quotidiana. Infatti, quando si parla di coding, soprattutto per i più piccoli, in realtà si fa accenno anche a tutte quelle modalità di spezzettare problemi della vita quotidiana dei bambini per poter rendere poi il loro approccio alle difficoltà più efficace e più fluido. Un programma è un algoritmo, quindi un procedimento che viene scritto con un linguaggio di programmazione per essere letto da un PC, per cui un programma è quello che poi andremo a fare con Scratch Junior. L'attività di programmazione è proprio quella che porta a sviluppare un programma ed è quella che farete poi con Sabella quando andrete proprio a scrivere una stringa di programmazione, quindi una serie di comandi che permetteranno al computer di risolvere un problema o di fare un'azione o di creare uno storytelling. Che cos'è un algoritmo? L'algoritmo è il procedimento che porta alla soluzione sistematica di un problema. Ci sono magari varie possibilità per risolvere il problema. L'algoritmo sono proprio i passi che devono essere fatti affinché il problema venga risolto. Ed ecco che finalmente arriviamo al coding. Quindi, che cos'è il coding? Che è insomma una disciplina che ormai sta entrando a gamba tesa, va bene? Nella scuola, Rende l'idea. rende l'idea, a scuola e nella programmazione didattica, poi vedremo come. Il coding è un'applicazione di metodi, principi e strumenti che portino il bambino a sviluppare il pensiero computazionale. Quindi il coding non è necessariamente utilizzare le web app, utilizzare gli strumenti che sono a disposizione in rete, che peraltro sono bellissimi. Il coding è proprio abituare i bambini ad utilizzare principi e metodi per poter risolvere i problemi in modo algoritmico, cioè scomponendoli in vari pezzettini. Perché coding? Come dicevo prima, coding sta entrando a gamba tesa nella programmazione delle nostre scuole, addirittura poi vedremo alla scuola primaria, è reso praticamente obbligatorio e allora il PNSD, il Piano Nazionale Scuola Digitale, ha dedicato al coding un hashtag, l'hashtag 17, all'interno del quale si dice che in tutta la scuola primaria deve essere portato il pensiero logico computazionale.
Quindi c'è addirittura una pagina dedicata con alcune azioni, con una formazione per gran parte dei docenti della primaria e con anche la messa a disposizione degli istituti di diverse schede di progettazione pronte perché possano attivare dei piccoli percorsi di coding, che però dovrebbe entrare proprio nella progettazione naturale didattica nel corso dell'anno scolastico, non Curriculare, spotting. farlo entrare proprio nel curriculum. Nel curriculum, quindi non di tanto in tanto quando l'insegnante ci pensa e ne ha voglia, dovrebbe diventare un'ora di coding, dicono addirittura, o comunque dei moduli di coding prestabiliti. Appunto, prima vi parlavo delle indicazioni nazionali. Sapete che nel mese di febbraio sono usciti nuovi scenari rispetto alle indicazioni nazionali, che hanno un po' rivisto le indicazioni nazionali del 2012, perché a distanza di 5 anni, 5 anni e mezzo ormai, c'era la necessità di vedere cosa era stato fatto e soprattutto se c'era qualcosa da modificare. Ecco, quando le indicazioni parlano e fanno riferimento alle competenze di base, il pensiero computazionale è inserito al pari della matematica, delle competenze linguistiche, delle competenze scientifiche, del metodo scientifico. Secondo le indicazioni nazionali, l'esercizio della cittadinanza attiva necessita di competenze di base, tra le quali appunto compare il pensiero computazionale, che vedete viene definito dalle indicazioni nazionali come educazione ad agire consapevolmente. Perché questo approccio e questa scomposizione dei problemi in pezzettini consente di affrontare in modo analitico anche situazioni più complicate, per cui è proprio un'attitudine al problem solving. Il bambino nel corso del suo percorso scolastico, ma anche della sua vita, abituandosi a utilizzare il pensiero computazionale, dovrebbe avere e maturare questa attitudine anche rispetto a tutto quello che incontrerà nel corso del suo percorso formativo e lavorativo. Allora, coding alla scuola dell'infanzia sembra una scelta azzardata anche questa, però in realtà teniamo presente che innanzitutto dalla scuola primaria diventa obbligatorio. Pertanto, i grandi della scuola dell'infanzia, soprattutto al termine dell'anno scolastico, dopo pochi mesi faranno il famoso salto, per cui non sottovalutiamo i nostri grandi, i vostri grandi, perché poi saranno i futuri bambini della scuola primaria. E poi, come dicevo all'inizio, il coding non sono necessariamente delle web app, ci sono diverse modalità per approcciare i bambini a questo tipo di attività di decomposizione dei problemi. Quindi oggi parleremo di coding unplugged e vi farò vedere un esempio che abbiamo anche sperimentato con Sabella e con Betta Giordano in una scuola dell'infanzia. E poi parleremo un attimo di pixel art perché al momento mi appassiona molto. E poi con Sabella vedremo Scratch Junior. Dunque, di che cosa si tratta? Aspettate che ne sono saltata una. Ecco, partendo dalla pixel art. Allora, che cos'è la pixel art? Allora, un pixel è, Sabella, Un un elemento, immagine, elemento, un punto, punto un led che si che si accende. accende e che di cui è composto, per esempio, il monitor del nostro PC. È chiaro che più pixel ci sono e più un'immagine appare nitida. Quelle che vedete qui sullo schermo, per esempio, sono un cuore disegnato con dei quadrati che potrebbero essere dei pixel e questo è un fungo di Super Mario. Ho preso dei disegni a caso. La rete è davvero piena di immagini realizzate con la pixel art. Quindi, che cos'è la pixel art? La pixel art è un tipo di arte che parte dal presupposto che sia necessario creare un reticolo, che è poi il reticolo che utilizzeremo per il coding unplugged diciamo, fisico, Ma ma anche è in anche, Scratch Junior esatto, è utilizzate anche lo questo. stesso che poi si utilizzerà in Scratch Junior o in altre applicazioni che trovate online, tipo quelle proposte da code.org. E quindi, dato un reticolo, e i lavori sui reticoli comunque voi che sapete, li utilizzate già, perché sappiamo che li utilizzate quotidianamente. No, magari non quotidianamente, ma comunque iniziate ad abituare i bambini ad utilizzare il reticolo e ad orientarli sul reticolo stesso. All'interno di questo reticolo si cercano di creare delle immagini
che in qualche, utilizzando delle forme, cioè dei quadrati, per cui l'immagine non sarà perfetta, ma sarà quanto più possibile simile a quella immaginata. Questa immagine rappresentata sul reticolo poi può essere anche codificata. Come codificata? Tramite un linguaggio. Quindi c'è tutto il discorso della codifica del linguaggio. Ecco, questo forse per i bambini diventa un po' complicato, però mi piaceva comunque farvelo vedere perché io qui ne ho preso una online ed ho utilizzato, che utilizza dei numeri bassi, vedete, ci sono il 5, il 3, il 2 e poi utilizza il colore. Cosa significa questa serie di freccette e colori? Significa che nel mio reticolo, che è composto da 5 quadrati per 5 quadrati, il bambino dovrà lasciare il primo spazio bianco composto da una freccina, il secondo vedete che è rosso perché c'è un disegnino rosso, freccina. Quindi ci sarà sulla prima riga, Una la alternanza codifica di. sì, sarà bianco, rosso, bianco, rosso, bianco. La seconda riga potrebbe essere rappresentata per il bambino che magari fa un po' più di fatica nel riconoscere i numeri, da 5 spazietti bianchi, 5 macchie di colore, no, scusate, 5 spazi rossi, 5 macchie di colore rosso. Oppure ci potrebbe essere una sequenza 5 per rosso. Vedete che la seconda riga effettivamente è tutta rossa. Lo stesso vale per la terza riga. Nella quarta riga vedete che abbiamo freccina. 3 volte rosso, che potrebbe essere anche rosso, 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 e poi bianco e così via. Ecco che il nostro disegno viene codificato. Quindi si cerca di dare una spiegazione, una codifica ad un'immagine. È chiaro che con i bambini più grandi si potrebbe poi proporre soltanto la parte di codifica dell'immagine, chiedere loro, dato un reticolo, di rappresentarla, oppure dare loro un disegno e chiedere di dedurne. Di ricavare il Di linguaggio ricavarne il linguaggio di stringato. la stringa di programmazione. Con i più piccoli ci si può limitare a dare magari un foglio quadrettato grande e chiedere loro di provare a rappresentare degli oggetti, ma oggetti che potrebbero essere anche, non so, l'iniziale del nome. Le iniziali comunque i bambini le sanno già fare. Allora, rappresentami la A di Andrea e il bambino con i quadretti prova a rappresentare l'iniziale del suo nome. Tra l'altro è possibile poi, ed è anche interessante, dare ai bambini la stessa consegna e vedere come la A possa essere rappresentata magari in maniera diversa, Confronto e tra quelli quindi che sono i operare un risultati. confronto tra i risultati. Questo tipo di attività diverte molto i bambini, intanto perché questo è un disegno di Super Mario, tanti videogiochi che ahimè i bambini utilizzano. Utilizzano proprio queste immagini nella quale sono evidenti i pixel. C'è stato un po' un ritorno negli anni 80 quando videogiocavo io con i miei videogiochi, Erano scadenti, erano quindi. scadenti, pertanto davvero si vedevano i quadretti. Dopo essere arrivati a videogiochi con una risoluzione elevatissima che sembrano davvero simili al reale, sembrano delle immagini, adesso c'è stato per alcune applicazioni un ritorno un po' a questi disegni anni 80. Non facciamo pubblicità, ma c'è Non uno in facciamo, particolare che insomma. sì, ce n'è anche uno in particolare, beh, però pubblicità, vabbè, ce No. n'è anche uno in particolare che si basa proprio sui blocchi, per cui questa programmazione a blocchi potrebbe essere anche abbastanza familiare per i bambini. Provateci perché è davvero un mondo divertente. Peraltro vi lancio anche un'idea, che potrebbe essere quella poi di rappresentare il reticolo, in questo caso magari il cuore, che è un 5x5, grande con dei post-it o con dei quadretti colorati 10x10 su una parete, per cui il bambino potrebbe rappresentarlo sul suo foglio, magari codificarlo e poi tentare, perché non è cosa semplice comunque, di trasporre quello che ha fatto sul suo reticolo su una parete, per cui vedere anche in grande il lavoro che ha realizzato con la pixel art. Per me è molto divertente. La seconda esperienza invece che vi vado a raccontare e che viene da esperienze provate con i bambini, eccoli qua, questi sono i bambini della scuola materna, i grandi della scuola materna dell'infanzia di Sesto Calende, è
Un Bassetti è un'esperienza realizzata con questo tappetone. Il tappetone di fatto è il reticolo, per cui quello che abbiamo fatto su carta adesso ce l'abbiamo per terra fisicamente. In questo caso l'abbiamo realizzato con una tovaglia di plastica, quindi tessuto per una tovaglia. Abbiamo realizzato, come vedete, intravedete delle righe che hanno diviso la nostra tovaglia quadrata in quadrati più piccoli, ma Tutti uguali. tutti uguali, abbastanza grandi da consentire al bambino di potersi posizionare all'interno della casella con i piedi. Ecco, magari diciamo anche di una dimensione tale che poi ci consentirà in un secondo step di inserire alcuni robottini che si muovono di quello spazio predefinito, giusto per dire che Sì. comunque rimane la struttura per poter Sì, poi poi fare anche dipende quella dal tipo parte lì. di. Ok, potrebbe essere sì, utilizzato anche per la parte poi di robotica educativa. A questo punto, che cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo contestualizzato un'esperienza. Quindi, nel nostro caso, stavamo lavorando con Pepe e abbiamo preso il peluche di Pepe legato al manuale di viaggio con Pepe e abbiamo detto ai bambini che Pepe sarebbe dovuto arrivare dall'altra parte del reticolo, per mangiare il formaggio, evitando le tre trappole che sono state posizionate all'interno di alcune caselle. Se abbiamo giocato in tre, di fatto per i bambini l'hanno vissuta come un gioco. Un bambino faceva il robot, quindi teneva Pepe, o diciamo il salvatore di Pepe, lo teneva in braccio e si è posizionato nella prima casella. Un bambino gli dava gli ordini, cioè diceva un passo a destra, a sinistra, se ancora non avevano interiorizzato la destra e la sinistra, perché non tutti lo sapevano fare, dicevamo un passo verso la porta, un passo verso la finestra, un passo L'acquario. avanti, un passo verso l'acquario, esatto. Quindi quello che avevano Pepe non poteva muoversi autonomamente, l'altro doveva dare al bambino gli ordini su come spostarsi per evitare le trappole. Abbiamo poi il terzo bambino che aveva in mano delle frecce che abbiamo poi plastificato e che segnava il percorso fatto dal bambino dopo che il passo era stato compiuto. Per cui passo dopo passo veniva dato l'ordine, il bambino procedeva e il terzo bambino posizionava la freccia. A questo punto abbiamo fatto provare il secondo gruppo di bambini. E la cosa è stata interessante perché erano diverse le possibilità per raggiungere il formaggio e quindi abbiamo fatto riflettere anche i bambini sulle diverse possibilità di giungere a una conclusione, di arrivare al risultato, di risolvere un problema. Questo è molto importante perché magari non tanto voi docenti della primaria o dell'infanzia, ma spesso, soprattutto in matematica, i docenti, posso dirlo, della scuola secondaria hanno l'abitudine di punire i bambini che non hanno risolto il problema esattamente come loro avrebbero voluto. In realtà è bene abituare da subito i bambini e i ragazzi, poi nella loro formazione, che ci sono varie strade per poter arrivare Posso alla fare delle risoluzione di un domande? Oggi problema. non ti ferma nessuno. Allora, intanto Poi Roberta Roberta Buiano. dice, la scuola primaria, credo che per la matematica sia abbastanza semplice applicare il pensiero computazionale. Ecco qua che la domanda mi serve subito. Ma nelle altre discipline, ad esempio la lingua italiana, in che modo può essere applicato? Allora, Faremo uno beh, storytelling, faremo uno storytelling con Sabella, lo farete, vedrete delle cose no? meravigliose. Beh, adesso, No, vabbè, è una cosa l'aspettativa, carina. però No, insomma, vabbè, si può fare lo però si può storytelling, fare. sicuramente. Per quanto riguarda il percorso unplugged, io mi permetto di dire che all'interno delle caselle ci potrebbero essere anche delle sillabe, le vocali, magari potremmo riempire il tabellone di consonanti e vocali e chiedere ai bambini Oppure di. trovare una parola, scrivere una parola individuando delle lettere, raccogliendo quelle giuste, evitando quelle sbagliate e Assolutamente. dare delle indicazioni rispetto a queste. Abbiamo lavorato con delle maestre che avevano fatto questa proposta, magari ci stanno anche seguendo, che avevano fatto questa proposta di un elefante che avrebbe dovuto raccogliere delle lettere e poi al termine con diciamo, il bambino con in mano tutte le lettere raccolte nel percorso, le avrebbe dovute posizionare su alcuni cartelloni che indicavano, non so, vocali, consonanti, per cui dopo aver fatto l'attività pratica di codifica,
ha classificato il materiale che ha raccolto. Risponde Annunziatina? Nunziatina Ti ho dice fermato il levare o intattare, no. come dici? Allora, Annunziatina chiede intanto un link per attuare il coding in classe. Noi daremo a Raffaele Formazione del Assolutamente. link dove effettivamente si possono Assolutamente, svolgere le attività. intanto anche l'attività che abbiamo fatto, la pixel art, guardate, basta che digitate pixel art, trovate un mondo. Rispetto a questa attività di coding unplugged, guardate, io vi ho messo un link, poi vi condivideremo la presentazione, che è un modello di attività con anche tutte le competenze che vengono messe in gioco dal bambino. Quando si svolgono queste attività, c'è una descrizione dell'attività, il materiale occorrente e poi le varie fasi di lavoro. Questo è un esempio, poi è chiaro che la differenza la fate voi, perché una volta che avete il vostro tappeto e che avete capito come funziona, potete anche dare ai bambini un appuntamento al mese e proporre un'attività diversa. Ecco, vedete, non so se riuscite, provo a ingrandire, che qui ci sono i bambini con le freccine che indicano il percorso. Ecco, questo non ve l'ho detto, è una cosa interessante. Al termine dell'attività, facendo disponendo i bambini tutti nella parte bassa del tappeto, perché sennò diventa davvero complicato, Cioè, devono guardare il devono tappeto guardare il tutti allo tappeto tutti stesso dallo stesso lato, lato, inversione, così altrimenti. abbiamo proposto loro una scheda che praticamente rappresenta il reticolo, all'interno della quale abbiamo sia Pepe all'inizio, le trappole esattamente dove le abbiamo messe e il formaggio alla fine. Abbiamo chiesto ai bambini di provare a rappresentare il percorso che hanno fatto fisicamente su un foglio di carta. È chiaro che i risultati sono stati più svariati, qualcuno davvero faceva una fatica immensa, non abbiamo mortificato nessuno, nel senso che ogni sforzo era davvero ben accetto. Però qualcuno, come questo bambino, è riuscito con le sue frecce a rappresentare il percorso fatto. Ed ecco che questo tipo di attività fatte con costanza può anche aiutare ad interiorizzare i processi di lateralizzazione, di Certo, orientamento. diventa più complicata la stringa di caratteri che La stringa di caratteri è la magari. parte più complicata perché prevede che le frecce vengano messe da sinistra a destra, esattamente nell'ordine in cui sono state disposte sul reticolo. Ho tre, Questo quattro bambini super qualcuno è per ogni riuscito a classe, il farlo, programma sì, esatto. magari. Nell'ultima fase abbiamo preso per esempio questa stringa, era un foglio di carta lungo, e abbiamo trasposto vedete, le freccine del percorso in maniera orizzontale, così da creare proprio una decomposizione dei vari E passi quindi che le il istruzioni topino. necessarie per Esattamente. altre domande. La pixel art si potrebbe adattare anche alla lingua inglese? Assolutamente sì, Mi perché viene in mente no? Red, quindi riconoscere non soltanto. Ah, i colori possono essere fatti assolutamente anche in lingua straniera. Adesso dovrei pensarci, Tra però. l'altro, lei insegna lingue, francese, altra roba, però Io insomma, insegno bene o male. francese e. Vabbè, Lorella Carassai, esistono libri operativi corredati da guida per la scuola primaria? Esistono Esistono libri libri operativi, e certo. certamente è Ok, una delle sorprese che abbiamo in atto, ma non ve la sveliamo. Ilaria Nobili, io vorrei usare B-Bot per le difficoltà ortografiche. Avete delle idee? Bello questo delle vocali e consonanti. Ecco, rispetto a Bebot, ne parleremo il prossimo webinar che è il 3 maggio. Credo il 3 maggio, Il sì. 3 maggio faremo proprio la parte di robotica educativa che, come vi dicevo, ben si sposa con il discorso del coding. Diciamo che è lo step successivo, ok? Sì. Cambieremo ancora sede quella volta lì, saremo in una Saremo scuola ospite a a Roma, Roma, sì. quindi Ve anche lì. Luisa Grasso, ci sono esempi di storytelling? Beh, li sto farà dicendo. poi Sabella. Grazie per avermi dato la responsabilità, comunque sì, Assolutamente vediamo un sì. attimino come costruire delle belle storie con un'app molto divertente e accattivante. Finalmente passiamo al gioco, perché adesso Beltramini deve parlare ancora, hai tanto da Sì, dire. ma Bene, non lo so. prego, No, vieni basta, qua. tocca a No, te. tocca a me, guarda, avevo quasi quasi intuito che c'era. Ti passo Finalmente, il tuo adesso turno. mi passi, ma in realtà a me non interessa molto il PC, interessa un tablet, Però a me perché interessa questo. Intanto che facciamo questo scambio, perché oggi la questione è complessa, dobbiamo sì. Ma come farmi complessa? Poi vedere dopo. un tablet
proiettato sul computer. Allora, io ho bisogno di intanto un tablet, che può essere un iPad, può essere un Android, uno dei due va benissimo, i due sistemi operativi, quindi sia iOS che il sistema operativo Android per Samsung, piuttosto che altre marche che supportano, che hanno questo sistema operativo, consentono entrambe di scaricare questa applicazione completamente gratuita, dedicata esclusivamente al mondo dei tablet. Quindi non abbiamo la possibilità di utilizzare Scratch. Per andare avanti devo andare con questo qua. Sì. Ok, Scratch Junior, che è il programma di cui vi parlerò oggi, e in realtà si tratta di una web app gratuita che potete scaricare, come dicevo prima, sull'App Store o sul Play Store, dipende dal sistema operativo. Perché su tablet? Il tablet rimane uno strumento informale che ormai la maggior parte delle scuole hanno. In realtà ne basta uno, che può avere anche l'insegnante, e si può tranquillamente collegare con la LIM e quindi condividere quello che fanno i bambini. Il vantaggio di avere il tablet sta nel fatto che loro possono disegnare e nel momento in cui possono disegnare, fare la fotografia di un loro disegno, oppure mettere una loro immagine, un loro peluche, un loro personaggio e poi renderlo protagonista di una storia. Questo attraverso un programma chiamato Scratch Junior che ci dà la possibilità poi di associare, di costruire dei movimenti, delle ambientazioni, quindi una serie di attività Assolutamente. molto carine. Si può anche partire Perfetto. da una storia, per esempio, e animarla, perché no? Assolutamente sì, questo lo possiamo fare tranquillamente. La prima cosa da fare, poi c'è la batteria scarica, ma non è un problema, questo è tuo. Noi andiamo a collegare, ci mettiamo 2 secondi, il mio iPad con il Mac di Chiara. Vado a duplicare il mio schermo, inserisco un codice perché è un'app dedicata che mi consente di farlo, poi magari negli approfondimenti metteremo anche questa parte qua. Ok, adesso se notate, vedrete sullo schermo, sul vostro computer, la condivisione dello schermo del mio iPad. Ok, vediamo un attimino. Sta Ok, ci caricando? siamo? Sì. Ok, perfetto, stai caricando anche questo. Era importante metterlo sotto carica, cosa Sì. fondamentale. Allora, possiamo Aspetta, andare fammi avanti? sentire, annulla. Allora, la prima cosa da fare, magari lo farete dopo con calma, ecco, vi rispondo subito a delle domande che sicuramente partiranno, che è quella di: è possibile scaricare l'applicazione sullo smartphone? Assolutamente no, l'applicazione su smartphone non gira nonostante il sistema operativo sia quello sempre iOS e Android. Perché non gira? Perché c'è bisogno di almeno un 7 pollici, 8 pollici e un sistema operativo anche abbastanza recente. Comunque, una volta scaricata l'applicazione, che come dicevo prima, scaricherete dal vostro store, è sufficiente andare su Scratch Junior e una volta entrati in Scratch Junior, continua a chiedermi di autorizzare Eh o sì, no, l'ho tolto Chiara, perché adesso caricava più va bene, rapidamente. adesso no, evitiamo di. Mi sembra un momento un pochino catartico questo, Ma se quindi non carica. caricherà, grazie Chiara. Allora, a questo punto noi abbiamo avviato il programma Scratch che era sul mio desktop, sul desktop di questo iPad, e se notate abbiamo in alto una casetta che ci dà la possibilità appunto di entrare nel programma e di vedere tutti i progetti realizzati. Qui abbiamo inserito una serie di progetti prova. Poi abbiamo il punto di domanda per approfondire, per studiare, per vedere un attimino anche dei tutorial realizzati dal Meet, e dopo magari parleremo anche di questo, perché nelle slide di presentazione ho anche inserito da chi è stato realizzato questo programma. Ci sono tantissimi autori e non fanno altro che monitorare spesso e volentieri le attività e quindi vanno a fare l'upgrade, ad aggiornare tutto quello che è il mondo di Scratch Junior. Scratch Junior dà la possibilità ai bambini dai 5, diciamo, agli 8 anni di avvicinarsi a quello che è il concetto di coding, quindi la possibilità appunto di realizzare, di organizzare, non lo so, delle storie. Quindi parleremo di storytelling, giusto per fare un esempio semplice. Prima cosa di tutto, se notate qua in alto a sinistra ho il simbolino più. Cliccando sul simbolino più, è abbastanza semplice e intuitivo, guardate un po', non faccio altro che avviare il primo stage, il primo progetto dove
lo sfondo bianco che notate non è altro che lo stage dove andremo a girare la nostra storia, il nostro Esattamente, ci storytelling. sono, se vuoi prendere una pausa e respirare, ci sono delle domande. No, Va nel bene, allora senso, no, nel rispondiamo senso dopo. che almeno dico due parole chiave e poi Va dopo bene. parto. E poi abbiamo questo gattino che è diventato un incubo, ma in realtà è colui che ci ha permesso di avvicinarci appunto al mondo del coding, anche per i più piccoli, che chiameremo tecnicamente Sprite. Sprite, Ok? esatto. Possiamo cambiarlo, possiamo colorarlo, possiamo modificarlo. Prima di accettare, accogliere la prima domanda, vi faccio vedere quella che era la griglia di cui parlava Chiara prima, che è fondamentale. Se guardate qua in alto, la seconda iconcina, o meglio dopo la casa, la terza iconcina, mi dà la possibilità di vedere la griglia dove è posizionato il nostro gattino. Ed è fondamentale perché quando noi andremo a dare delle indicazioni, delle informazioni di movimento con dei blocchi dedicati, e dove farò vedere dove sono i blocchi di, appunto, per spostare il nostro gattino, abbiamo bisogno di avere un riferimento. Come il bambino si muove all'interno dei riquadri, spostandosi di quattro riquadri a destra, come nella pixel art, due bianchi, tre verdi e quattro rossi, anche qua abbiamo bisogno di dargli delle indicazioni. Se notate, qua abbiamo quelle che possiamo chiamare, comunque noi docenti, coordinate di riferimento, no? Si trova nella posizione 6 all'incrocio con la posizione 5, che al bambino ovviamente non dirà nulla visto che è piccolo. Per noi, a noi serve dirgli che comunque se vuole andare avanti di 5 posizioni, la cosa è semplicissima. Noi prendiamo il primo comando di movimento, lo spostiamo in basso, guardate. Se notate, il comando mi dice che può andare avanti di una posizione. Clicco sopra per verificare, lui si sposta avanti di un quadrato e passa dal quadrato numero 5 al quadrato numero 6. È ovvio che non posso ogni volta cliccare per farlo andare avanti, devo in qualche modo dirgli di quanti quadratini si deve spostare avanti. Cerco di andare lentamente per evitare poi di essere più veloce. Vabbè, comunque, morale della favola, per cambiare il numero di posizioni che deve fare il gattino in avanti, non faccio altro che cliccare sul numeretto in basso. Si apre una specie di tastiera numerica, appunto è una tastiera numerica, dove anziché il numero 1 gli metto il numero 5. E a questo punto, signori, riclicco qua e vedo che lui si sposta in avanti. Cosa è successo? Sono sparito. Non è più Sei condiviso. sparito, prova. Aspettate un secondo perché c'è qualche problema di connessione. AirPlay, ok. Nel frattempo guardiamo le Codice è domande. 14444. Allora, Ok. rispetto a Scratch è Sono gratuito per rientrato. tutti o solo per i docenti? Scratch Junior è gratuito per tutti ed è sempre gratis. Invece rispetto si può usare anche da PC. Allora, Scratch Junior no, si può usare solo da tablet, ma ha questa particolarità, siccome i bambini non sanno leggere e scrivere, è un linguaggio prettamente iconico. C'è l'applicazione, la web app Scratch. Scratch invece, quella che si usa online, è leggermente più complessa e però molto simile, è quella che poi si potrebbe utilizzare tranquillamente alla Infatti gli primaria. step sono unplugged, poi andiamo a lavorare con questa interfaccia grafica, con delle iconcine che appunto dalla freccia verso destra fanno capire che si muove verso destra piuttosto che verso l'alto, e poi da lì, infatti dai 5 agli 8 anni, poi passiamo a Scratch, vero e proprio, dove è possibile sempre programmare a blocchi, con dei Esatto, blocchi arrivando fino numerici, a fino poi al connetterlo con linguaggio, l'Embot, per con esempio, l'Embot, fino ai quindi con linguaggi la di robotica. programmazione, NLSP piuttosto che Esattamente. cose Poi del ci sono genere. dei colleghi che chiedono Certo. dell'utilizzo di questa web app con alunni autistici, alunni di VA. È chiaro che è soggettivo. Voi conoscete l'alunno, questo è uno dei possibili linguaggi da utilizzare. Magari c'è l'alunno che ha meno difficoltà in ambito logico, matematico, ma ne ha di più nella parte scritta. Secondo me è difficile generalizzare, dovete provare. Mentre in tanti chiedono come avete collegato il tablet al Mac, lo diciamo alla fine. E questa sì, abbiamo scaricato un'applicazione attraverso il sistema AirPlay e abbiamo fatto Sì, questo collegamento. Non è ma l'unica possibilità, ce ne ce ne sono sono varie. varie. E siamo collegati attraverso un sistema comunque AirPlay, quindi senza cavetti diretti. Volendo, potreste anche collegarlo attraverso un cavetto di connessione VGA della vostra LIM, SVGA della vostra LIM, direttamente al vostro
dispositivo. Dispositivi, in questo caso siamo connessi alla stessa rete Wi-Fi e questa applicazione che si chiama Air Server ci consente di far comunicare due dispositivi e di fare un share mirroring. Sì, Chiamiamola poi ci così. sono le Apple TV per la condivisione, ci sono i dongle, ci Assolutamente. sono vari sistemi hardware anche, non solo software, con pochissimi soldi, veramente 60-70 euro al massimo, danno la possibilità di connettere il dispositivo di classe ai vari tablet. Ma questo perché? Perché se riusciamo a condividere quello che noi facciamo su un semplice tablet o su più tablet con la LIN, tutti possono tranquillamente partecipare, collaborare e lavorare. È Certo. ovvio che se avete domande specifiche poi sui dettagli tecnici, in qualche modo possiamo lasciare un riferimento e darvi delle indicazioni, delle semplici istruzioni. Ma veramente, adesso non è che voglio fare pubblicità a Salvatore Arangiula, ma se provate a scrivere da qualche parte, lui risponde a tutto. Quindi, insomma, abbiamo la possibilità veramente di. E vediamo un attimino invece com'è possibile cambiare. Posso andare avanti con Scratch, secondo te? Yes, you Ok. can. Proviamo a cambiare un attimino lo sfondo perché è bianco, brutto, triste. Cosa faccio? Se guardate qua in alto abbiamo una specie di immaginina, clicco qua sopra, posso scegliere dei diagrammi, gli sfondi già predefiniti, ok? Oppure posso tranquillamente disegnarlo io, oppure fare la fotografia di un lavoro che ha fatto il bambino, che è una cosa molto bella. Cioè, quindi lui ha Certo. disegnato qualcosa su un foglio di carta e posso fare una fotografia in maniera molto semplice. Come faccio a fare una fotografia? Qua in alto abbiamo lo sfondo bianco, completamente bianco. Qua sulla destra, se notate, c'è una specie di pennello. Ok. A questo punto, se notate, qua abbiamo una macchina fotografica. Ci tengo a dire questo perché è veramente bella come cosa, perché i loro disegni poi vengono trasferiti, digitalizzati veramente attraverso una fotografia e possono veramente essere poi animati. Dove mettiamo un Esatto. gattino, mettiamo, non lo Sì, so, qualche potrebbero essere anche, personaggio. come chiedeva prima l'insegnante, le varie fasi di una storia. Cioè, prendiamo un testo, lo dividiamo in sequenze, facciamo rappresentare uno sfondo che possa essere adatto ad ogni sequenza e poi facciamo muovere dei personaggi sullo sfondo che il bambino ha disegnato. Ecco che è un lavoro che diventa anche trasversale, quindi una Assolutamente. collaborazione tra il docente di lettere, il docente di arte. Molto bello ed efficace. Ecco, è sufficiente cliccare sulla superficie per selezionare la zona dove vogliamo inserire l'immagine. A questo punto faccio la mia faccina, no, Dai. brutta, ok, orrenda, qualcosa di, posso eliminarla, torniamo indietro. Volendo posso ruotare la fotocamera ed eventualmente fare la fotografia al disegno. Altrimenti possiamo scegliere uno sfondo già predefinito, già preimpostato, che posso modificare, colorare, perché il programma è molto simile a Paint, oppure cliccando sulla cuspide abbiamo inserito il nostro background, il nostro sfondo all'interno del nostro stage. Perfetto, possiamo togliere la griglia, possiamo lasciarla, dipende un attimino se vogliamo orientarci con i quadratini o meno. Vi faccio vedere alcuni esempi banali, a cosa servono questi blocchi. I blocchi azzurri servono in realtà per indicare il movimento, sono abbastanza intuitivi e si incastrano l'un l'altro. Guardate un po', io vado verso sinistra, verso destra, pardon, di 5 posizioni, poi posso decidere di andare verso l'alto, guardate un po', anziché una metto 6 posizioni in alto. A questo punto clicco sul primo e verifico come funziona. Ok? Perfetto. Possiamo andare sul blocco giallo. Blocco giallo serve, se guardate qua a sinistra, per far avvenire appunto chiamato blocco eventi. Ci deve essere uno start, un comando che consente l'avvio di questo movimento. Allora posso decidere di toccare il gattino e quindi quando io tocco il gattino, lui reagisce e segue le istruzioni che gli ho dato io. Guardate. Perfetto. Torno indietro cliccando su questa freccettina prima della bandierina verde che mi dà la possibilità di riportare alla situazione iniziale il mio gattino. Anziché mettere al tocco, posso dare un comando start generale che è la bandierina verde. Perfetto, a questo punto il gattino può anche salutare, perché? Perché possiamo inserire col blocco viola anche una frase, un fumetto. Ok? Prendiamo il primo fumetto dove c'è scritto ciao. Clicchiamo all'interno della parola ciao, mi dà la possibilità di scrivere, mi chiamo,
Luca. Ok? Adesso vai, perfetto. Provo ad avviare, compare il fumetto, mi chiamo Luca. E quindi cominciamo ad avere i primi movimenti. Non ti piace come descrizione? Molto bella Ah, invece. ok, perfetto. La cosa più bella, che a me diverte tantissimo, adesso cercherò di farla andare, è quella di dare voce al gattino. Farlo Wow. parlare. Perché? Perché se cominciamo a registrare la voce anche dei bambini e Lo diventano storytelling i veri, diventa più efficace. diventare appuntato, perché magari a 5 anni non sono in grado di scrivere, perché sono ancora in una fase in cui iniziano appunto come si chiama quella fase lì? Non lo so, Prescrittura. prescrittura, grazie, non mi veniva. Possono tranquillamente raccontarlo. Se notate, qua abbiamo il blocco verde, che è il blocco del suono. Cliccando sul blocco verde abbiamo un suono predefinito, ma possiamo registrare. Se notate, qua è presente un microfono. Cliccando sul microfono, beh, abbiamo la possibilità, correct. Ciao, mi chiamo Luca. Luca. Non volevo fare la voce un po'. Allora, a questo punto ho la registrazione numero uno che io posso mettere subito dopo il fumetto. Sediamo, clicchiamo sul verde. Non si sente perché non è connesso, però generalmente funziona. Ok, Assolutamente, ma l'audio è alto del l'audio tablet? è alto, però non riesco a farlo sentire. Comunque vi garantisco, provateci, poi garanzia di profitto, e si sente anche l'audio, Ma quindi lo prima si chiuderò. sentiva? Sì, devo disconnetterlo da qua, è una Ah, questione proprio di trasferimento di... ok. Ok, però una volta fatto, poi dopo lo possiamo aprire Sì, tranquillamente e va sentire. bene. Però è possibile quindi fare anche delle registrazioni. Possiamo costruire una scena, ma se guardate in alto a destra, anche una seconda scena, dove possiamo mettere un altro sfondo, un altro disegno, caricare un altro sprite. Chi me lo dà un Yes. secondo sprite? Se notate qua a sinistra abbiamo la possibilità... Dopo il gatto, a parte che il gatto adesso mi sta un po' antipatico, tengo premuto un attimino sul gatto, compare la X e va via, così non abbiamo più il gatto. Il gatto non se ne vuole andare. Ok, clicco sul simbolino più e a questo punto vado a scegliere Bello all'interno della di questa galleria. galleria lo sprite che mi interessa, che può essere un albero, può essere una palla, ok? Quindi possiamo scegliere un pallone. Possiamo modificarlo perché anziché lasciarlo bianco, magari possiamo colorarlo col secchietto di rosso. Ok, se notate, è molto semplice. È simile a Paint per quanto riguarda la grafica. Lo posso spostare come voglio e a questo punto gli do le istruzioni per il movimento. Allora, si può andare a destra, si può andare a sinistra, su, giù, e questo l'abbiamo capito. Possiamo ruotare. Per quanto riguarda la rotazione, abbiamo ruota verso destra, ruota verso sinistra. Per avere una rotazione totale di 360 gradi, quindi intorno a se stesso completamente, ok, abbiamo bisogno di inserire ruota a destra, lo trascino qua, il valore massimo è 12. Non mi chiedere la scala, però diviso 2 sarà 6, 360 ok, è abbastanza diviso semplice. Ok, dai allora palla. faccio così e lui ruota, ok? Solo che una palla fa fatica a vedersi Una perché è palla pratica. rotonda. Ok, aggiungiamo un altro sprite, mettiamo, non lo so, Coniglio che un Pasqua. tick, si chiama tick questo, nervoso. Ok, lo mettiamo qua, gli diamo la stessa istruzione, quindi diciamo, se notate adesso è evidenziato il secondo sprite, quello chiamato tick. Se invece clicco sul primo, lavoro sul primo, quindi anche abbastanza semplice. Nel momento in cui prendo il mio tick, guardate un attimino, gli do l'istruzione per ruotare verso destra. Di quante? Di 12, che è il valore massimo. A questo punto clicco qua e lui ruota esattamente. Ok? Ci siamo? Perfetto. Ovviamente dando 6 non fa altro che sdraiarsi, ok? Ruota di 180 gradi e Certo. quindi poi possiamo fare quello che vogliamo. C'è la possibilità poi di dire alla palla di ruotare tantissime volte. Quante volte? Per dire alla palla di ruotare n volte, possiamo decidere di prendere il blocco arancione, che è il blocco di controllo. Guardate un po', prendo il blocco di controllo, che può includere più istruzioni, e possiamo dire di ripetere l'operazione ben 4 volte. E quindi la rotazione sembra, notate, per 4 volte. Perfetto. Se la palla invece deve ruotare sempre, oppure
il mio omino deve entrare e scorrere il mio stage tantissime volte, anziché dirgli andare avanti, abbiamo l'istruzione, non andare avanti, ma dobbiamo non ruotare, ma andare avanti, di 5 volte, ok? Potrebbe farlo tranquillamente con il blocco rosso, che è il blocco di fine, Ripeto. n volte all'infinito, ok? Quindi a questo punto io gli dico di andare avanti e lui va avanti e quando finisce lo stage rientra dall'altra parte. Guarda un po' e quindi Bello. possiamo animare tranquillamente per farlo andare, per stoppare, clicchiamo sul blocco rosso in alto, dove c'è lo stop, non so se avete notato, e abbiamo la possibilità poi di avviarlo col blocco giallo, o al tocco o con la bandierina verde. Vi faccio notare, sempre all'interno del blocco giallo, che c'è la possibilità poi di far toccare uno sprite con un altro sprite. Quindi l'azione del secondo sprite, del secondo oggetto, facciamo un esempio, porto la palla qua, si attiva la rotazione quando arriva il primo sprite, che è il mio tick. Facciamo un esempio. Quindi il secondo, cioè il pallone, si attiverà quando l'altro sprite l'avrà toccato. Vediamo se funziona. Okay. Tac, e incomincia a muoversi quello rosso. Non so se notate, si muoverà per 4 volte, ma l'abbiamo azionato perché il primo, il tick, ha toccato il Tic, tic, secondo, toccato. il pallone. Ho da farti due domande, adesso però ti Sì, fermi tu un mi attimo. fermo un La attimino. prima, allora, chiedono se possono mettere come sfondo un'immagine scannerizzata o scaricata da internet. Possono fare uno screenshot? Possono fare uno screenshot, ma devono sempre fotografarla, non c'è la possibilità di uploadare delle immagini già Perché si presenti. lavora da Si tablet. lavora da tablet per quello, ma la fotografia si può fare tranquillamente. E invece da qualcun altro, questa era Carla Malossetti. Invece, Marilena ci chiede se anche il protagonista può essere importato come foto. Il protagonista può essere importato in qualche modo come foto. Assolutamente sì, vi faccio vedere in che modo. Io scelgo all'interno degli sprite un bambino senza la faccia, che detto così è brutto. Vado su modifica, tengo premuta la faccia del bambino, okay? Quindi seleziono quella zona lì, prendo la macchina fotografica, seleziono quella zona lì e posso tranquillamente mettere la faccia di Isabella all'interno Oh di quella del bambino. mamma! Con questi capelli sembro. Se notate, adesso sono io il protagonista di questa storia. Che No, bello! sono Sei ingrassato lì, cioè terribile! adesso, vabbè, adesso che bambino scriviamo Mauro. Comunque, una volta scelto il bambino o la bambina, quindi possiamo tranquillamente fotografare. Vi ricordo una cosa importante, adesso voi state lavorando in classe, tranquillamente non avete problemi rispetto alla privacy, però se doveste utilizzare o voce o immagini, sono un cretino, adesso cancello tutto. Voci o immagini sono dati personali, quindi stiamo attenti prima di divulgare. Se dovete fare un open day, dovete presentare ad altre classi, ad altre persone, c'è bisogno della liberatoria, Dici ok? sempre Facciamo l'altra faccia adesso, facciamo la faccia della ragazza. con la Adesso mia. metto la V la piazziamo qua, eccolo qua. A un certo punto mettiamo un altro sprite, prendiamo una Bella bambina, però adesso la questa bambina la qui, scelgo io. Questa la spericolata vecchia. con la macchina, ok? Modifichiamo, scegliamo la fotografia, selezioniamo la zona dove vogliamo inserire l'immagine di Chiara Beltramini. Scatta la foto, vai. Perfetto. A questo punto abbiamo personalizzato, ok, i nostri sprite, mettendo tranquillamente. Adesso, siccome il ticchio mi ha un pochino stancato, nel senso che lì in mezzo riusciremo a toglierlo, tengo premuto, compare la X e lo togliamo. Ah, eccolo qua. Stessa cosa, tengo premuto sul pallone ed elimino quello. Guardate, adesso c'è la Beltramini che passa in macchina. Ok, Bello. gli facciamo fare una bella accelerata In faccia Sabella. in questo modo. Ok. Magari gli diciamo di muoversi in avanti, guardate di quante posizioni. Lei si trova nella posizione 7, deve arrivare alla posizione 17. Da 7 a 17 abbiamo 10 passi in avanti, ok? Vediamo se funziona.
Investito. A fare è poco didattica come cosa, però No, era giusto potresti per fare che dire. quando arrivi lì tu ti pieghi di 90, così ti stendo a terra. Dai. Va bene tutto, però insomma, Vabbè. è poco didattico l'esempio, però rende l'idea. È possibile collegare un'immagine dopo l'altra perché alla fine della prima sequenza, quindi della prima slide, facciamo partire la seconda slide. In che modo? Sempre andando sui blocchi rossi, abbiamo la possibilità, guardate, o di far andare all'infinito la prima, l'abbiamo visto prima, oppure di andare sulla seconda slide. Quindi quando finisce la prima, va sulla seconda. Quindi ripartiamo da zero, va avanti, quando esaurisce il primo movimento, generalmente sta Eh parlando. sì, aspetta che alziamo. Rifallo, E siamo rifallo. andati sulla prima. Ok? Quindi andiamo sulla prima da capo, Sì. ritorniamo indietro. Adesso clicchiamo sulla Stiamo verde. zitti. L'idea è va avanti, va su, compare il fumetto. Si Ciao, mi chiamo sente? Luca, Non si so se sente, l'hanno non so sentito se lo loro. percepite da lì. E finalmente andiamo nella seconda slide. Quindi abbiamo fatto una prima scena, una seconda scena. È ovvio che il bambino può in qualche modo suggerire anche in maniera cooperativa, cioè nel senso un gruppettino di bambini. Con l'aiuto dell'insegnante o anche da soli, mettendo mano, possono decidere di mandare avanti di 3-4 posizioni una macchina, di fare un disegno, perché possono addirittura decidere di segnare direttamente sul tablet. Anche questa è una cosa molto carina. Se io vado qua e prendo uno sfondo bianco e a un certo punto gli do la possibilità di modificarla attraverso il pennello, posso tranquillamente scegliere un'immagine tonda, poi posso fare una strada in questo modo. Okay. Posso colorarla, prendo un nero bruttissimo, vabbè. Posso colorare delle zone ben definite, Bello. luce, e quindi posso anche disegnare direttamente sul tablet. E sì, penso di aver dato un po' di indicazioni, suggerimenti. Mi rendo conto che non può essere esaustiva questa spiegazione, perché insomma, però vi posso garantire che scaricando l'app di Scratch Junior avete la possibilità, andando sulla casetta, sulla home, di vedere alcuni esempi, cliccando sul punto di domanda. Guardate l'acquario com'è bello. Tra l'altro, se clicchiamo sull'acquario, che è uno degli esempi che Scratch propone, vi fa vedere i vari sprite, vi fa vedere anche le stringhe per far muovere il pesce verde verso destra e va avanti e indietro, va avanti di due posizioni e torna indietro di due posizioni, quindi va avanti e indietro, fin quando non tocca quello giallo all'infinito. Vediamo se funziona. Tac, 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 tac. Va avanti e dietro, guardate. Se andiamo Mi invece bacia. sull'ippocampo, sul cavalluccio marino, guardate il cavalluccio marino. Va avanti di 99 posizioni, ma alla fine È quello che ci interessa è che all'infinito. lui deve passare sempre e ritornare indietro in questo modo. Ok? Se io vado qua, lui può anche saltare perché il cavalluccio marino saltella. Adesso io qua mi diverto a giocare, Chiara dice che devo rispondere a delle domande. Mi fermo e rispondo alle domande, ma vi posso garantire che è divertente, semplice e i bambini veramente possono giocare con pochissimo. Adesso anche questo qua mi piaceva, questo qui della 2 secondi che poi dopo Dai, sei come un finiscono. No, ma è bambinone. veramente un gioco, cioè è proprio divertente. Guardate un attimino questo com'è bello. Lui saltella perché abbiamo il comando per saltellare e poi abbiamo la possibilità di ingrandire, di impiccire l'immagine e quindi dare anche quel movimento. Quell'animazione che non è soltanto un movimento lineare, ma anche si gonfia, si sgonfia, non so come definirlo. Comunque, è una cosa. Ah, intanto che Dimmi. dai un'occhiata a queste domande, Ok. rispondo io a delle colleghe che allora chiedevano se ci sono dei libri che si occupano di Scratch. Allora, la letteratura su Scratch è la più vasta. Ma In se lo realtà, chiedono è perché non sono stato bravo. no, sei stato bravissimo. Vabbè. In realtà mi permetto di dire due cose. Intanto, e ve lo faccio vedere dopo quando Sabera decide No, di. rispondo a questa domanda però. Se voi Ok, andate vabbè, sempre allora sulla fai tu. casetta, sulla home, no, era giusto per dire che c'è già un libro integrato dentro. Volevi Ecco, dire infatti, questo? io volevo Ok. dire che sia nell'app, ma anche nella, se andate su internet, digitate Scratch Junior, e poi vi farò vedere la pagina e vi mostrerò che cosa contiene quella pagina, è meravigliosa. Quindi, se vuoi concludere, disconnettiamo poi il tablet. Sì, si può ingrandire il reticolo, non si può ingrandire il reticolo, come si possono condividere i lavori?
E allora, quello che possiamo fare è avviare il video e fare una registrazione del video. Non possiamo esportare quello che facciamo con Splash Junior, ma possiamo registrarlo con Screencast-O-Matic. Noi abbiamo fatto una lezione su Esatto, Screencast-O-Matic. esattamente. Si può fare invece quando poi utilizzerete Scratch normale, non Junior, che vedrete mi pare in un webinar la prossima settimana con il collega che se ne occupa. Sì, Eh, non sono sicuramente io, vi sì. farà vedere come esportare un lavoro fatto con Scratch. Scratch Junior in realtà non prevede questa modalità, perché come vi dicevamo è dedicato davvero ai più piccoli. Se disconnettiamo, faccio vedere l'applicazione. Sì, hai ragione, E scusami, nel l'ho chiesto già più frattempo, no, volte. sei finito, facciamo. E nel Ok. frattempo chiedo ai colleghi che sono online di compilare, perché ci piaceva fare questo lavoro, visto che è uno degli ultimi webinar, una specie di tabella nella quale ci sarà una geolocalizzazione, con dove vi trovate, chi siete, così vedremo, visto che siete veramente tantissimi e di questo dobbiamo Sì, un numero ringraziare. incredibile, Abbiamo dobbiamo avuto ringraziare davvero. Marco ed Enrico in maniera che hanno Siete organizzato tanti un ed è bello, ci lavoro piacerebbe impressionante. mettervi tutti su una cartina per vedere come siamo posizionati. Io da qualche cognome ce la posso anche fare. Sicuramente. Allora, andiamo un attimo su Scratch Junior, così vi faccio vedere intanto l'applicazione e la web app. Vedete, questa è una home page, è fatta veramente, veramente bene. E avete la pagina nella quale vi spiega come funziona l'applicazione Scratch Junior, vi dà anche delle informazioni sull'app, vedete, che si possono peraltro anche stampare, ci sono dei video tutorial. Poi su Impara vi spiega icona per icona, si può scaricare anche un PDF, per cui è meraviglioso Completa, e anche sicuramente. completa, descrizione dei blocchi, consigli e Poi in suggerimenti. italiano, che non guasta È in mai. italiano, infatti, per cui è veramente comodissimo. E poi all'interno di Teach Insegna abbiamo una serie di attività, di esempio naturalmente, che si possono realizzare con Scratch. Quindi abbiamo esercizi e sono attività scaricabili e tranquillamente utilizzabili, per cui ci sono varie modalità e vari esercizi anche a più livelli. Mi permetto di farvi vedere mentre entrate e compilate il questionario anche questa piattaforma che è meravigliosa, si chiama code.org. È un'applicazione, una piattaforma che si occupa di coding, che prevede varie attività, peraltro di tipo didattico, ludico, quindi che il bambino davvero vive come un gioco e che contiene una serie di attività con tipo sotto forma di videogioco. Sono gratuite, per cui vedete, sono legate a personaggi che i bambini conoscono, Pubblicità occulta che dicevi prima, adesso abbiamo pubblicità ritrovata. occulta, ma vabbè, ma di fatto sono gratis, per cui sono facilmente utilizzabili. Vedete, per esempio, questo corso 1 è un corso per bambini da 4 anni in su, per cui che può essere utilizzato in età prescolare. È chiaro che dovete avere dei PC e magari non tutte le scuole ce l'hanno, però magari potete andare nel, se siete in un comprensivo nella scuola che si offre per quel giorno, sarebbe bella anche un'attività magari di peer-to-peer con i ragazzi più grandi che guidano i piccolini ad attività di coding. Tenete presente e curiosate in questa web app perché è davvero bella. Direi che potrebbe essere tutto. Vediamo se abbiamo qualche altra domanda. Stanno scrivendo una sopra l'altra. Vabbè, ma si immaginava, non è Adesso un non è che dovete problema. ricopiare online, c'è un foglio E che dovete sono stare lì e tanti. mettervi uno sotto l'altro, cioè avete proprio voglia di stare in alto, bravi, cioè, la vita è fondamentale, però vedo che uno cancella l'altro, quindi insomma. No, non è importante, dai. È vero, compilare un foglio di Drive condiviso in mille quanti siamo. Beh, intanto è un elemento di condivisione fondamentale di cui abbiamo Esatto. parlato durante i Siamo nostri webinar. 1190, cercate di posizionarvi su 1190, sono 1190. quasi imbarazzato. Bel numero. E cercate di posizionarvi in posti diversi. E chi si è già posizionato potrebbe allora compilare il nostro Menti finale. Cosa ne dici? Questo ci piaceva dare la rivederci con una bella nuvola di parole, Sì, non parolacce ovviamente. parola, assolutamente sì. Dici tu come fare?
Non No, riusciamo. assolutamente no, lo dici tu perché l'hai fatto tu, quindi. Ah, va bene, ok. Allora, dopo che avete compilato la tabella, vi chiediamo di andare su menti.com. Facilissimo, anche dal cellulare potete andare, perché è Merito veramente. Mentimeter. No, menti.com. E di inserire il codice 92424. Eccolo qua, 92424. Menti.com. Oggi è l'ultima puntata dedicata alla scuola dell'infanzia, anche se vi ricordo che ci vedremo il 3 maggio per la robotica e potreste entrare anche voi. Quindi vi salutiamo Beh con sì, un grande male. arrivederci. Vi diamo appuntamento all'anno prossimo, magari anche prima, a questo punto ve lo diciamo, che c'è la possibilità Fare la di formazione fare in della formazione in presenza. presenza, cioè di incontrarci e di vederci, visto che ci siamo visti spesso, ma a distanza, ci farebbe piacere potervi conoscere, poter condividere un momento formativo in presenza, all'interno del quale chiarire magari dubbi o approfondire alcuni argomenti che abbiamo visto soltanto di passaggio. Peraltro, comunque è prevista un'altra attività formativa anche per il prossimo anno scolastico, che Sì, troverete più o sempre meno uno o online. due appuntamenti al mese, anche l'anno prossimo. Esatto, la troverete sempre online. Sulla pagina di Raffaello oppure la riceverete tramite la newsletter. Ecco una cosa importante, quando dico l'anno prossimo, siamo tutti insegnanti, anche noi siamo dei docenti, È ci vero. riferiamo a da settembre in All'anno poi, il nostro anno prossimo, scolastico parte da settembre e quindi non non da da gennaio, perché gennaio, magari ma da qualcuno settembre in che... poi ci saranno delle nuove attività proposte e formative. attività Ecco, formative. vedo che 45 persone stanno inserendo all'interno di Mentimeter le parole, quindi E con qualcuno. questo direi che vediamo se riusciamo a visualizzarle. No, non riusciamo. Ecco, Eccoli qua. ciao, grazie, arrivederci. Vedete che man mano che scrivete, Mentimeter l'avevamo già visto. Stanno Spettacolare, lui aggiorna, arrivando. inserisce Rosangela. A Stanno arrivando i vostri presto, nomi, grazie, i vostri grazie, bellissimo. i nostri arrivederci. Adesso mi serve una travel gum, si continua a leggere mentre si muove, però è molto bello. Ciao, grazie, arrivederci, l'hai scritto tu, questo interessante, l'ho scritto io. Ciao, ciao Elisa. Mille Piandala. videogame, ok, parole chiave rispetto. E condivideremo su Facebook questo Sì, ma screenshot lo daremo dal anche megalomane. a Raffaello Formazione, ad Enrico che ringraziamo per la collaborazione proficua, a Marco Brunella che è responsabile formazione Raffaello e a Paolo Giuliani che ci ha aiutato nello strutturare questi interventi. E sono quasi commossa. Io sono meno commosso. La No, geolocalizzazione è stato un invece pasticcio perché non erano sei in grado tanti. di E farlo. Se no, adesso perdi di credibilità, Bettina, no, cosa vuoi perché fare l'anno prossimo? cosa sono tanti e non riusciamo. La lasciamo come spunto per la prossima volta. Si sono scritti uno sopra l'altro, per cui è stato un pasticcio. Quindi città, cose, bisogna Bisogna rivederlo, risistemarla. Quindi risistemarlo, ci possiamo ok? lasciare con questa Che è nuvola di molto più parole che è bello molto bella. rispetto. Andate avanti a scrivere. Siete in 142, ma online eravate 1190, per cui vi chiediamo di Dimmi andare là che su non vedo quanti sono. menti.com, inserire questo codice e una parola chiave, così ci salutiamo. Ok. Appuntamento al 3 maggio. 3 Grazie maggio. 3 maggio, sì, grazie mille a tutti e a prestissimo. Ok, Ciao ciao. ciao ciao. Magari quest'estate, ciao. Ciao.